con i Presi per caso per presentare il quarto capitolo di quella che può essere un'antologia musicale carceraria. Il quarto capitolo si intitola Fuori, ma solo per un breve permesso premio, esce il 12 dicembre. Che cosa troviamo all'interno di questo concept album? Allora, innanzitutto questo diciamo che è il primo di alcuni dischi che dovrebbero essere tre nel progetto. Fuori, la parola dice tutto, fuori, ma sottolineiamo, ma solo per un breve permesso premio. E qui è il detenuto che esce, diciamo, per farla molto stringata, e trova e vede come è cambiata la società praticamente. Ma come è cambiata, ma soprattutto come è cambiata in peggio. E quindi ci sono vari tratta, diciamo, prima cosa sono sei pezzi di questo primo album, di questa ter di questo quarto capitolo diviso in tre parti. E parla del carcerato che esce e comincia a vedere tutto quello che ritrova dopo la sua esperienza, il suo diciamo, pernottamento. Quindi ci sono vari pezzi che raccontano le varie situazioni, le varie realtà che si incrociano. Quindi il momento dell'uscita, la città che si trova di fronte, le varie cose che ci sono, praticamente, magari ecco, in sintesi, anche che poi magari potremo ascoltare, tipo sulla sessualità, un pezzo praticamente narra dell'ultima notte di un clochard, di un barbone, delle varie situazioni economiche e finanziarie, quindi un pezzo che si intitola Default parla proprio di questo. Di com'è la situazione delle persone anche a livello di questa crisi economica, come ci ha ridotto. E una in particolare molto ma molto bella, che è scritta come al solito da Salvatore, interpretata da tutti noi, però in questo caso è cantata da una voce femminile. Questo pezzo è struggente, bellissimo, si intitola Ninna Mamma numero 49, e questo è un argomento che andrebbe trattato con molta molta attenzione. Praticamente parla anche del fatto che ci sono i bambini, fino a 3 anni i bambini stanno con le loro madri. Quindi praticamente la canzone parla di questo dramma, tra virgolette, dei bambini che fino a 3 anni sono costretti a stare in carcere e quindi, tra virgolette, a pagare una pena che non gli appartiene. E questa ninna mamma è una ninna nanna, diciamo, della madre verso il proprio figlio riguardante questa situazione, come abbiamo detto già, di per sé drammatica. A livello di sonorità, parliamo anche proprio dei contenuti musicali. Voi siete stati innanzitutto definiti da rockstar come i veri Blues Brothers italiani. Ah, La bene. stampa. Sì, ho letto tutte le vostre recensioni. In realtà la stampa vi segue da tempo, vi omaggia. Quali sono i contenuti musicali all'interno di quest'album rispetto agli altri e perché secondo te c'è tutto questo, anche questo riscontro e questo apprezzamento per dei progetti che alla fine potrebbero anche sembrare un po' borderline? Ma borderline, innanzitutto i progetti, prima cosa l'unicità del progetto, che è nato nel 2004, visto che ci seguite, e l'unicità del progetto, il modo in cui vengono trattati gli argomenti, poi le sonorità, la musica che viene trattata nei nostri album è varia, non c'è un cliché preciso, cioè esiste rock puro. Invece, come dicevano proprio, siamo i Blues Brothers italiani e quindi naturalmente la matrice è quella blues. Però abbraccia un po' tutto, come anche nei vecchi album c'erano sonorità tipo reggae, ska, canzoni. Veniamo anche soprattutto anche dalla canzone teatro, perché abbiamo fatto anche quello, tre musical, vari spettacoli. Quindi abbraccia un po' tutto il panorama musicale. E come mai la chiave del... Cioè, i Presi per caso hanno scelto una chiave su tutte, ci sono L'ironia. Perché l'ironia. Come mai proprio la chiave dell'ironia per trattare un tema delicato? forse, sicuramente, no, forse, è questo il fatto, perché la gente era stufa e anche, cioè, di immaginare, quando tu parli di questo argomento come del solito dramma, e questo era un po', la gente poteva sicuramente farla scappare a prescindere. Invece con questo metodo abbiamo visto che anche soprattutto in teatro, che poi abbiamo trasportato in questi dischi, è che la gente rimane sicuramente ad ascoltarti di più e alla fine è molto più incuriosita e sicuramente alla fine di tutto ha sicuramente capito o capito qualcosa. Il messaggio arriva in questo modo. In altri modi invece, forse sicuramente la gente è anche questo che non vuole, cioè il dramma. Molti dicono sempre, è vero,
c'è questo problema, perché il problema è della rieducazione, ma molte persone hanno soltanto un'idea di vendetta e credono che vogliono forse questo. Questo qui siamo riusciti in questi anni a far capire alle persone che con l'ironia che c'è sicuramente un percorso da fare, ma non deve essere né vendicativo, e gli argomenti che vengono trattati sono forti, perché in molte canzoni si parla di malattie, parliamo di malati di AIDS, parliamo di drammi di bambini che fino a 3 anni devono vivere in carcere, dove conoscono, vedono soltanto determinati colori, sentono determinati rumori, cioè i primi 3 anni di vita, certo, sono fondamentali, sono molto formativi, esatto, e quindi trattati con una drammaticità forse anche troppo pesante, la gente non riesce a catturarlo. Quindi sicuramente è un momento in cui la gente fa pochi secondi e lascia questo argomento, e forse per non ritornarci più. In questi argomenti, con questo modo, questo metodo, è stato sicuramente più produttivo per trasportare quel messaggio e trasportare quel tipo di messaggio da dentro a fuori. Ha colpito, stavo pensando, talmente tanto che questo album è stato fatto col fundraising online, quindi tramite Music Riser, sì, dove gli utenti, i vostri amici, i vostri fan che vi hanno conosciuto durante gli anni hanno deciso di finanziare quest'album. Quindi questa comunque è una conferma di quello che stavi dicendo te, certo, adesso, quindi un modo per, certo, sensibilizzare, tanto da portare dei fan a finanziare a questo progetto, e quindi insomma, come diciamo, si dice, che le mani in tasca ancora, sì, prima compra un prodotto a scatola, e questo diciamo che è già una vittoria da quello annoverare. Sì, è sicuramente una vittoria. A proposito poi di, appunto, dell'album, esce il 12 dicembre e il 14 abbiamo invece un appuntamento con voi live al Teatro Palladium. Che cosa succederà in questo concerto? Che esploderanno le nostre sonorità, noi proporremo tutto il nostro repertorio, ma soprattutto promuoveremo questo nuovo disco. Questo disco è propedeutico sicuramente anche all'uscita del secondo, perché già stiamo mettendolo in cantiere. Crowdfunding è stata un'esperienza bellissima, abbiamo fatto un video, ci siamo divertiti a girare un video di presentazione. Tantissime persone ci hanno aiutato, chi con pochi euro, chi con somme notevoli abbastanza. Siamo riusciti a raccogliere una buona cifra per poter permetterci di fare questo disco. Ora piano piano stiamo ancora distribuendo i dischi con i vari gadget per chi ha donato varie cose, e quindi naturalmente noi aspettiamo tutti quelli che ancora non ce l'hanno, che non è che sono tanti, però dobbiamo finirli assolutamente, perché se è uscito da poco, abbiamo il prodotto in mano da pochi giorni, e dobbiamo assolutamente invitarli tutti gli altri il 14 dicembre al Teatro Palladium, ore 21 e 00. E 00. Grazie e un saluto a Fanwick. Ciao Fanwick.